Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live, 19.57, il triangolare dell'amicizia. Si sono disputate le prime due partite, durata di 45 minuti. Il Pescara ha battuto il Pineto nel primo match, 1-0, gol dell'ultimo arrivato Alessio Riccardi, trequartista classe 2001 dalla Roma. Nel secondo match il Pescara ha prevalso con lo stesso punteggio, gol da urlo, dobbiamo dire la verità, di Mirko Drudi. Tra poco vedremo i riflessi filmati, le azioni salienti di queste due partite in corso di svolgimento, la terza sfida tra Pineto e Vastese. Buonasera Fabio Ferraresi. Buonasera, ciao Massimo. E ancora i complimenti, che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, per la giacca che sfoggi, e ci sta perché insomma fa ancora caldo questo bianco con l'abbronzatura. Bravo, una delle ultime volte che la possiamo dire. Benissimo, allora facciamo così: in attesa di collegarci con il nostro inviato allo stadio Mariani Pavone di Pineto, vediamo le azioni salienti di queste due mini sfide. Il Pescara dunque ha battuto il Pineto e la Vastese con lo stesso risultato, con lo stesso punto 1-0. Questa è Pineto Pescara. Pineto, le formazioni rispetto all'ultimo match con la Ternana: Del Favero, Trepali e Riccardi insieme con Galano a supporto di Setter. Nel Pineto 4-2-3-1, Mercorelli, Trepali, Della Quercia, Pepe, Orlando e Nicolao in difesa, Camplone, Paoli, tandem di mediani, esterni Cercelluti e Verdesi sulla tre quarti, Palumbo alle spalle di Tomassini, allenatore Daniele Amaulo, Valdifiori per Riccardi, subito in evidenza il trequartista proveniente dalla Roma, classe 2001. La palla scende all'ultimo momento e sfiora comunque la traversa, poi un errore, un erroraccio di Scognamiglio, non ne approfitta Cercelluti, bravo in chiusura Mirko Drudi. Siamo naturalmente nei minuti iniziali di questa partita, al 12esimo, punizione di Nicolao, tutto solo Pepe, il capitano del Pineto, si coordina, la palla termina di poco al lato, bravo Pepe. Dunque apprezzamenti anche da parte dei compagni di squadra. Poi ci prova ancora Nicolao, classe 94, scuola Napoli, trascorsi anche nel Lanciano, una sola presenza in B nel 2013-2014. E poi Verdesi che salta Ventola, il suo destro centrale su problema per Del Favoro. Dunque Pineto sicuramente intraprendente. Poi Omeunga che vede l'inserimento di Setter alla sponda, ci prova una prima volta Riccardi e poi la seconda non sbaglia il suo sinistro ravvicinato che trafigge il portiere del Pineto Mercorelli. Siamo al minuto 27 del corso del primo tempo, dunque il primo gol con la maglia del Pescara di Alessio Riccardi, proveniente dalla Roma, prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club giallorosso. Arriviamo con le immagini al 28esimo perché il Pineto non ci sta, meriterebbe almeno il pareggio. C'è questo traversone, lo stiamo per vedere, di Tomassini, l'inserimento centrale del centrocampista Paoli, il palo clamoroso con Del Favero immobile. Rivediamo ancora questa azione del Pineto, l'inserimento di Paoli, la difesa rimane un po' a guardare, colpo di testa sfortunato l'esperto centrocampista del Pineto. Poi Omeunga il suo destro con la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Mercorelli e ci prova alla fine anche Palumbo, ex Francavilla e Vastese, volo plastico di Del Favero che sventa la minaccia. Questa è la seconda sfida, Pescara contro Vastese. Nel Pescara Radaelli, Trepali, Busellato a centrocampo, si rivede Di Grazia che non gioca dal 29 dicembre del 2019, 0-0 con il Chievo all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, è proprio Di Grazia che si mette in evidenza subito al settimo minuto con questo destro che sfiora la traversa. Poi Galano, palla in mezzo, duplice deviazione e acrobazia di raro pregio, davvero un gol da urlo di Mirko Drudi.
si complimentano i compagni di squadra. Davvero un gran bel gol, un gesto tecnico davvero molto ma molto bello, quello che abbiamo ammirato di Mirko Drudi. Pescara in vantaggio sulla Vastese al minuto 21 nel corso della seconda sfida. Poi vediamo, c'è questo tentativo di Maestro entrato in corso d'opera, destro-sinistro con la palla che termina di un soffio al lato. In evidenza il terzino Longobardi, Gianluca Longobardi, il più giovane, classe 2003, c'è il salvataggio di un difensore della Vastese, poi ancora Longobardi, il suo traversone perfetto, il colpo di testa di Borrelli che avrebbe potuto fare senza dubbio meglio, la palla sfila di un soffio al lato. Queste le azioni salienti delle due partite. A te il commento, Fabio, prima di collegarci con il nostro inviato allo stadio Mariani Pavone di Pineto, Enrico Giancarli. Beh, sicuramente sono test poco attendibili dal punto di vista come posso dire, le altre squadre sono di categoria inferiore, quindi non è un test probante, però è sempre un buon allenamento dove si cerca di mettere benzina nelle gambe. Infatti il mister, ho visto che più o meno ha in mente l'11 da schierare già per la prima di campionato, a tanti di questi giocatori ha dato un'oretta di partita di minutaggio, quindi sicuramente sono test che si devono fare, dove gli stimoli sicuramente non sono tantissimi da parte dei giocatori un po' più esperti, però danno indicazioni. Infatti abbiamo visto dei giovani interessanti, ne parlavamo fuori onda, questo ragazzo Longobardi ha fatto bene quando è entrato, c'è stato il ritorno di Di Grazia che comunque era da tanto che non giocava e si è fatto trovare pronto, e quindi secondo me sta nascendo una discreta squadra. Chiaramente mancano dei tasselli, lo sa la società, lo sa l'allenatore. Aspettiamo il mercato per avere una valutazione più complessiva della squadra, però a me non è dispiaciuta, anche se i ritmi chiaramente erano un po' bassi. Andiamo dal nostro Enrico Giancarli, che nei pressi, credo, dello spogliatoio dello stadio Mariani Pavone di Pineto. Enrico. Sì, eccoci Massimo, noi siamo in attesa che passi il presidente della Pescara Daniele Sebastiani, siamo proprio all'uscita dei giocatori, dove escono i giocatori allo stadio Mariani Pavone. Cioè ti sei messo proprio lì per bloccarlo, sì. Insomma, proprio così non lo fai uscire. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche se prima il presidente ci ha detto ci vediamo dopo, quindi non so se abbia poi tutta questa intenzione di parlare, però comunque noi siamo qui con Alberto pronti, come hai detto bene tu, a braccare il presidente qualora dovesse uscire. Noi lo vediamo, sta lì giù, sta parlando con lo staff, quindi comunque c'è ancora da aspettare un po' prima di avere il presidente ai nostri microfoni. A te. Assolutamente, insomma aspetteremo l'arrivo del presidente Sebastiani o di qualche altro rappresentante del Pescara. Tra l'altro lo stesso Enrico Giancarli ha intervistato tre nuovi giocatori biancazzurri. Direi a questo punto, proprio nell'attesa, di andare ad ascoltare le parole di Alessandro Arlotti, che è nato a Nizza ma nazionalità italianissima, classe 2002, attaccante, cresciuto nelle giovanili del Monaco. È la prima intervista, sentiamo. Mi aspetto di giocare il più possibile e di migliorare individualmente. Le tue caratteristiche tecniche in campo, dove ti senti bravo bravo? Trequartista, seconda punta, dietro una punta di posizione, sono più un giocatore di movimento. A Monaco hai scoperto molto da vicino il calcio francese, so che è un idolo lì. Sì, il calcio francese secondo me è molto diverso da quello italiano, è più tecnico e individuale, invece in Italia si lavora molto sulla tattica e le posizioni in campo. Che cosa ti aspetti da questa stagione dal punto di vista personale, oltre a migliorare? Spero di giocare il più possibile per fare esperienza. Adesso passo nel calcio degli adulti, che è un calcio molto più difficile e diverso, quindi spero di migliorare e di farmi uno spazio. A chi ti ispiri dei grandi campioni? Isco e Pirlo. Isco e Pirlo, niente male, insomma, in bocca al lupo ad Alessandro Arlotti, che non conosciamo e quindi insomma ci riserviamo di dare di esprimere giudizi. È un classe 2002, molto giovane, è il primo campionato dei grandi che affronterà dopo aver militato nelle giovanili del Monaco, che però insomma è un club importante. Sì, sicuramente viene da un club importante di rilievo e dovrà trovare un po' di spazio, non sarà facile perché davanti secondo me il Pescara quel tipo di giocatore che lui è, insomma, è abbastanza coperto, ci sono giocatori, ci possono giocare in tanti in quel ruolo e non sarà facile per lui trovare spazio, però sembra che abbia personalità e questo è già un bel biglietto da visita. Non c'è dubbio. Allora c'è Sebastiano in diretta, andiamo da sì, Sebastiano. Eccoci.
Eccoci, sì, esatto, Massimo, perché abbiamo il presidente Daniele Sebastiani. Un flash solo su questo triangolare, perché i ritmi erano bassi, probabilmente non c'erano le motivazioni del San Paolo anche della partita contro la Ternana. Il triangolare dell'amicizia, quindi erano partite, è chiaro che è difficile trovare gli stimoli in partite come queste, però servono per mettere minuti nelle gambe, per fare un po' di allenamento e niente più. Mercato, è chiaro Presidente che per un paio di settimane questo è l'argomento principale. A che punto è con l'attaccante la situazione? È venuto fuori anche il nome di Esposito dell'Inter? No, ci sono sempre i soliti nomi. In questa settimana dovremmo essere bravi a portare qui l'attaccante, quindi bisogna lavorare in questa. Esposito è uno di questi? Oppure sono solo nuove voci? Ma Esposito credo che non sia in uscita all'Inter, però se dovesse uscire potrebbe essere anche lui un profilo importante per il Pescara. Prima di dare il microfono allo studio a Massimo Profeta, volevo chiedere chi di questi attaccanti potrebbe essere quello più fattibile con un minimo di percentuali in più al momento? Ma non si tratta di percentuali, perché si tratta di capire il momento giusto per poter dialogare con le squadre che hanno oggi questi ragazzi e vedere di trovare la soluzione anche economica per portare uno di questi in riva all'Adriatico. C'è qualcosa di concreto al momento? No, c'è un tanto parlare con tutti, ma non ancora nulla di concreto. Difensore, Tui ha bloccato dal Benevento? Ma Tuia è un giocatore che abbiamo chiesto già dall'inizio, se dovesse uscire Benevento ci ha promesso che ce lo manda qui, però Benevento deve fare anche come Benevento il mercato, e se prende un altro difensore farà uscire Tuia probabilmente, non lo so, però se non dovesse trovarlo probabilmente se lo tiene, quindi ci sono diversi profili sul taccuino di Bocchetti e Repetto e noi dobbiamo fare solo il difensore e l'attaccante, perché per il resto credo che abbiamo chiuso tutto, visto che c'è l'accordo diciamo con l'Atalanta per Bellanova e Capone, e c'è anche l'accordo col Genoa, anzi addirittura col Genoa abbiamo preparato anche le carte, quindi credo che lunedì arriverà anche Jarosicki, che a sua volta può giocare sia come terzino sinistro, ma può giocare all'occorrenza se serve qualche partita anche da difensore centrale, quindi a quel punto si è trovato un difensore centrale affidabile, una punta importante, la squadra è completa. Chiaramente Drudi non esce più. Ma Drudi ha le richieste, ma nessuno l'ha mai messo sul mercato, quindi nessuno di noi ha mai detto Drudi va via. È chiaro che è un giocatore che ha delle richieste, ma non credo che si muova da Pescara. Do l'auricolare al presidente Daniele Sebastiani, eccolo presidente, così può sentire lo studio per le domande prima dei saluti. Presidente, buonasera Massimo. Ciao Massimo. Allora, la domanda sull'attaccante, ormai forse si è anche stufato il presidente Sebastiani, però noi la dobbiamo fare questa domanda. Intanto vogliamo capire se in questa settimana che porterà i biancazzurri all'inizio del campionato il Delfino romperà gli indugi o c'è ancora da aspettare? No, l'ho detto prima Massimo, se si mettono in fila le situazioni che ci sono, se si potrà fare prima della fine del mercato saremmo ben felici di farlo, diversamente ci vorranno i tempi che ci vorranno, ci sono tante cose da sistemare anche tra le altre squadre, ci sono giocatori che devono prolungare i loro contratti, ci sono per guardare qualcuno della Serie A per fare un esempio. E se questo non avviene difficilmente fanno uscire un giocatore a scadenza, quindi ci sono delle situazioni che devono mettersi, come tutte le cose in Italia purtroppo arriviamo sempre agli ultimi giorni, però speriamo di farla prima possibile questa operazione. Ecco, sembrava fatta per Tutino la Salernitana, almeno notizia di ieri, la Salernitana ha preso tempo, questo che cosa significa? Può riaprirsi la pista Tutino? Non lo so, significa, io ho letto qualcosa anche io sui giornali, però significa che forse quando si tira un po' troppo la corda in termini economici poi qualcuno fa due conti e ci ripensa, e credo che questo sia il problema nell'operazione Tutino, però chiaramente Tutino ha un club che ha la sua proprietà e decide il club. Un giocatore, noi non è che facciamo, non abbiamo fatto mai un segreto che Tutino ci piace come giocatore, però è evidente che tutto ha un valore, tutto ha un prezzo, a quelle condizioni è difficile un po' per tutti.
Ecco, siccome Esposito, parliamo di un 2002 di grandissime prospettive, ci mancherebbe, è stato accostato anche al Delfino. La domanda è questa, ma il Pescara punterà su un profilo giovane o su un profilo di categoria, esperto, che abbia già, insomma, dei campionati nelle gambe? Ma se ci fosse un profilo giovane forte, noi sicuramente non ci creiamo il problema. Esposito è forte. Se il profilo è giovane ma non ha esperienza, non ha mai giocato, è chiaro che devi puntare su qualcos'altro, ma se il profilo giovane è forte e dà garanzie, non vedo qual sia il problema. Solo in Italia ci facciamo i problemi dei giovani. Perfetto, faccio l'ultima sul difensore, perché un altro profilo accostato al Pescara è Pirola, però da quello che ci risulta Conte lo ritiene incedibile, un altro 2002 di grandi prospettive dell'Inter. Veramente l'avevo chiesto già a gennaio, durante una cena a Milano dove era presente anche il mister Conte. Mi disse che comunque lui ci puntava molto su questo ragazzo, quindi era difficile che lo facesse uscire. Poi, sai, nella vita, nel calcio si può sempre succedere di tutto, perché poi arriva un momento che i giocatori giovani devi anche farli giocare, perché è inutile tenerli fermi e non fargli fare esperienza. Credo che per alcuni forse un bell'anno di Serie B a giocare tante partite è meglio di una panchina in Serie A dove magari fai qualche minuto in tutto l'anno. Situazione di Perfetto, stallo, Massimo, l'ultimissima, io... l'ultimissima per quanto sì. mi riguarda, situazione di stallo sempre su Dionisi, perché comunque è una prima scelta. Ma non è situazione di stallo, anche lì no, bisogna far collimare le richieste con le possibilità che uno ha, stiamo parlando di un giocatore forte, sicuramente forte, di un'età abbastanza avanzata, perché comunque c'ha 33-34 anni e quindi l'operazione deve essere valutata nella sua complessità, perché obiettivamente se uno deve accollarsi un contratto è un conto, se uno deve fare un investimento su un giocatore che ha 34 anni... Cioè non è cambiato nulla, Presidente, rispetto a ieri, io questo intendevo dire, situazione di stallo in questo senso? No, ma non è cambiato nulla, io non so neanche com'era la situazione di ieri, quindi è una situazione, noi, ripeto, noi abbiamo, credo che il direttore, che ripeto, abbia avuto qualche colloquio col suo agente, ma un conto è proporre un giocatore che viene, che ti devi fare anche un sacrificio su un contratto importante, un conto è andare a comprare un cartellino di un giocatore che... comunque sia c'è sempre la sua età, quindi io credo che i giocatori da comprare siano quelli giovani, quelli sono gli investimenti, gli altri sono soldi che uno spende che non torneranno mai nelle casse. Insomma, della se società. Dovesse arrivare Esposito, facciamo questa ipotesi, Esposito dall'Inter, anche se ci sono Crotone, Spezia e Parma, insomma, che sono dietro a questo giocatore, in bici anche la SPAL. Ecco, se dovesse arrivare Esposito, stareste a posto così? Questo poi lo valuteremo, però io credo che se dovesse arrivare un profilo come Esposito, se te lo danno per farlo giocare, certamente non te lo danno per tenerlo in panchina qui, perché sennò se lo tengono in panchina a Milano. Chiudo io, Massimo, perché deve lasciarci il Presidente, con due battute. La prima, volevamo, non se ne parla da un po', sapere come sta Memusciai. Ah, Memusciai sta bene, ha ripreso gli allenamenti con la squadra, oggi è chiaro che non era il caso di fargli rischiare nulla, ma credo che domenica sabato sarà al suo posto. Va perfetto, questa è una bella notizia, è proprio l'ultimissima, si ricomincia proprio con il Chievo, la squadra che vi ha dato una delle paure più grandi l'anno scorso. C'è un po' di arrabbiatura ancora? Visto No, il calcio è così, non è che qualcuno ti regala qualcosa, però deve essere uno stimolo in più per i ragazzi per fare bene. Grazie al Presidente. Grazie Daniele Sebastiani, buona serata. Massimo, con le parole del numero uno della società biancazzurra chiudiamo dallo stadio Mariani Pavone. Un saluto e un ringraziamento anche a Alberto Capo. Naturalmente ci dobbiamo spostare perché c'è il pullman, quindi devo essere velocissimo. Ti ridò la linea, buon lavoro a voi. Perfetto, grazie Enrico Giancarlo e Alberto Capo. Su Memusciai avevamo già scritto sul nostro sito proprio ieri sera, questa mattina, e sulla via del completo recupero. Non sarebbe stato rischiato oggi nel triangolare da Massimo Oddo e sarà a disposizione per il match con il Chievo in programma sabato con inizio alle 14. C'è ancora da ascoltare Del Favero. Fabio, chiaramente non si è sbilanciato il Presidente. La sensazione è che ci sarà da aspettare per la punta? Purtroppo,
come ha detto lui, ci sono società che poi devono fare dei conti, delle operazioni, allungare contratti, comunque non privarci di un giocatore finché non hanno giustamente preso un altro per sostituirlo, quindi sarà legato al fatto di come si sposteranno certi equilibri, certi attaccanti probabilmente negli ultimi giorni di mercato. Io non credo che la punta arrivi per la prima giornata di campionato, ho questa sensazione. Anche perché ci siamo, quindi insomma tra una settimana è già campionato. È difficile, effettivamente. È difficile. Ci sono giocatori che costano tanto, per esempio Pettinari, il Trapani chiede 1.600.000 euro, se non vado errato. Pettinari tra l'altro percepisce, anzi chiederebbe un ingaggio di 600.000 euro netti a stagione. Ha segnato, credo quest'anno, 17 gol, sì. Il massimo delle marcature da quando gioca a calcio, e in grande ascesa Pettinari sarebbe perfetto per caratteristiche, no? Per il tipo di gioco, sì. Di Oddo, no? Penso di sì, no, ma la considerazione del presidente la condivido in pieno, andare ad investire su un cartellino di un ragazzo non più giovane come Dionisi per una società come il Pescara penso che sia una considerazione giusta. Se invece poi si deve fare una scelta di andare a investire su un Pettinari, come dici tu, allora anche se costa chiaramente un po' di più, avrebbe più senso perché potresti poi rientrare da quell'investimento. Però allora, 1.600.000 per un 28enne, insomma. Anche lui inizia a essere abbastanza diciamo grande, che... però la considerazione di non comprare un giocatore, sì, di quell'età la condivido in pieno. Lui ha detto io mi accollerei il contratto, però pagare anche il cartellino mi sembra un po' troppo. Sì, questo... E quindi non è semplice andare su un attaccante che sia comunque di proprietà di una squadra, o vai sullo svincolato, ma non ce ne stanno. Oh. Certo, certo. Poi Dionisi, sintetizziamo un po' la situazione. Dionisi ha 33 anni, va per i 33, credo che non li abbia ancora compiuti, comunque un classe 87. È una garanzia nel campionato di Serie B perché va, sì, sempre in doppia cifra. Da 6 stagioni gioca nel Frosinone, è una bandiera. Nesta gli ha già detto chiaramente non rientri nei miei piani, quindi è in uscita. Ha un solo anno di contratto, Stirpe si è un po' impuntato, il presidente chiede, da quello che ci risulta, 400-450.000 euro per liberare il giocatore, che percepisce un ingaggio di 450.000 euro netti a stagione. Effettivamente diventa poi un investimento importante. L'operazione inizia a essere un'operazione importante, già collarsi il contratto per una società come il Pescara sarebbe tanta roba, come si dice, no? Anche perché poi prendere questi giocatori, sì, che sono importanti in categoria, hanno fatto gol, hanno fatto sempre la differenza, però vai ad alterare alcuni equilibri di uno spogliatoio dove io non è che conosco benissimo le cifre, non faccio il commercialista, non sono il segretario del Pescara, però penso a naso che il giocatore che possa guadagnare di più guadagni 150, 180, 200 mila euro nella rosa del Pescara. Sì. Quindi avere poi questi scompensi, infatti, se poi il giocatore non segna per 3-4 partite, potrebbe essere anche che i veterani mettono un po' il muso, no? Dice questo guadagna 3 volte più di me, però perché non fa la differenza? No, questo è vero. Poi la garanzia che un giocatore faccia gol non ce l'abbiamo, no. Sì. Però Dionisi è comunque un giocatore che, certo, ha anche carisma, personalità, certo, non ha paura, poi insomma, ti devi può porre, trascinare ti devi la squadra. Bene, chiaramente devi arrivare in punta di piedi nonostante, chiaro, tu sia Dionisi, per entrare in uno spogliatoio dove ci sono già degli equilibri devi essere bravo a farti voler bene, perché se poi arrivi anche con un po' di puzza sotto il naso, giochi in punta di piedi e non fai gol, ti ripeto, certo, potrebbe succedere che lo spogliatoio poi possa mugugnare, no? Mugugnare, ci possono essere gli scompensi. Ecco, ti volevo chiedere, Esposito è un giocatore, sicuramente è un prospetto importante del calcio italiano, ha soltanto 18 anni compiuti lo scorso 3 luglio, credo il 2 o 3 luglio, un 2002, nazionale under 21, esordito in Serie A, ha fatto anche gol, ha esordito in Champions League. Però effettivamente Fabio, oggi tra l'altro ha segnato anche in primavera, quindi secondo me questo questa è la dimostrazione che è in uscita dall'Inter, perché se Conte lo manda a giocare con la primavera, che ha battuto la Sampdoria 3-0, il primo gol è stato proprio di Esposito, significa che Conte lo vuole mandare a giocare, ed è anche giusto. Sì. Oh, però la domanda è questa, è un ragazzo che ha tante potenzialità, tante qualità, ma non ha campionati alle spalle. La domanda che hai fatto Sebastiani, infatti io da giornalista avrei fatto la stessa domanda. Ci sta la tua domanda. C'è un rischio, voglio dire, no? Sì, perché poi l'Inter ti chiede di farlo giocare. Lui ha risposto che è un prospetto che ha già esperienza, in parte, che ha dimostrato affidabilità, però il dubbio mi viene anche a me. Cioè, andiamo sul giocatore esperto di categoria o andiamo sul ragazzo? Perché poi il ragazzo messo in un contesto
come Pescara, non è semplice per lui accollarsi questa responsabilità di fare la punta 30 partite e garantire una doppia cifra, perché poi il giocatore di prospettiva secondo me viene valorizzato e viene fuori bene quando un po' è deresponsabilizzato. Certo. Perché se tu gli dai il peso di un attacco per una società come il Pescara, che comunque è una società importante, secondo me ci potrebbe essere il rischio che non sia pronto dal punto di vista della personalità, parlo proprio del carisma. Ecco, ma dalle parole del presidente si evince chiaramente che lo sforzo, se sarà fatto più per un giovane? Beh, lui ha detto che se deve mettere dei soldi per una comproprietà o un eventuale prestito col diritto di riscatto, sicuramente lo farà solo per un giovane, su questo sono d'accordo. Però poi si rischia, insomma, di avere dei ragazzi primavera lì davanti, perché c'è Riccardi che è un 2001, esatto. Esposito è un 2002. Io credo che la società voglia andare sul giocatore esperto di categoria, che garantisce sicuramente più affidabilità. Qualora non dovesse riuscire a centrare l'obiettivo, chiaramente un'alternativa come Esposito sarebbe valida, però non lo so, io andrei sull'esperto, no? Perché lì davanti, certo, l'anno scorso ci ha dimostrato che assolutamente serve. Ecco, per esempio ti chiedo di Ceravolo viene da 3 stagioni terribili, credo che abbia fatto in totale 11 gol nelle ultime 3 stagioni, cioè lui è fermo al campionato col Benevento del 2017, sì. 20 reti, che è stato il massimo della sua carriera, è un attaccante fortissimo, di grandi qualità, però nelle ultime 3 stagioni insomma ha fatto poco. Altri 2 anni di contratto, dalla Cremonese sembra che sia in uscita. Tu eventualmente come vedresti questa operazione? Perché per caratteristiche ci siamo. Sì, per caratteristiche ci siamo, però il giocatore negli ultimi 2 anni, il terzo concediamoglielo ancora, gli ultimi 2 anni io l'ho visto male, l'ho visto veramente molto involuto, ho difficoltà fisica, difficoltà realizzativa. Non lo so se sia il caso di andare a prendersi questo rischio. Lì c'è la possibilità di prendere il prestito, però c'è l'ingaggio che è corposo, che è circa 600.000 euro, da quello che ci costa, è chiaro che non se lo può permettere il Pescara. No, sicuramente la Cremonese dovrebbe incentivare qualcosina per far uscire il giocatore o comunque contribuire ad una parte dell'ingaggio. Non lo so, però è un giocatore con tante incognite, io non sarei tanto sicuro di prenderlo, sinceramente, se anche dovesse avere la possibilità come società. Quindi insomma vedremo quello che succederà, è corsa all'attaccante, non sarà una cosa di qualche giorno, ma insomma probabilmente passerà un po' di tempo, tante riflessioni vengono fatte dal club biancazzurro, i nomi sono sempre quelli, a meno che non spunti una novità che non sappiamo. Per esempio la novità era Esposito, si è saputo oggi, c'è un interesse perché lo ha anche confermato il presidente Sebastiani, però sappiamo che Esposito viene seguito in Serie A da squadre come Crotone, Spezia e Parma. La SPAL in Serie B, insomma, mi sembra anche un po' complicato arrivarci, no? Beh, lì bisogna vedere cosa vuole fare la società del ragazzo e il procuratore che consigli dà, certo, al suo assistito, perché io se fossi Esposito ho avuto questa grande esperienza all'Inter, mi hanno fatto giocare un po' di minuti, qualche presenza, un gol sul rigore, no? Ho saporato il grande calcio, poi devo capire se è il caso che faccia un anno di gavetta importante dove posso giocare veramente tante partite, perché secondo me c'è il rischio che se Esposito vada comunque anche in Serie A, non penso che giocherebbe tantissimo, no, comunque partirebbe come alternativa, no? Certo. E invece venendo qua, a questo punto, se dovesse prendere uno come Esposito, da quello che ha detto il presidente, non gli darebbe nemmeno competizione, dico dietro. Sì. Non prenderebbe un sostituto di un'alternativa forte di categoria, sarebbe lui la ciliegina sulla torta dell'attacco, quindi sono valutazioni che deve fare la società per valorizzare il ragazzo e il procuratore con lui. Oh, naturalmente come caratteristiche è assolutamente congeniale al tipo di, certo, gioco di Oddo, insomma un giocatore tecnico, sì, che, sì, attacca sa la giocare, profondità, sa giocare anche spalle alla porta, attaccante di movimento, quello che serve, sì, a Oddo. Oddo ha detto un giorno, scherzando ma neanche tanto, tipo la Padula, certo, non è facile trovarlo, insomma, sì. però le caratteristiche insomma sono queste. Le 20:34, facciamo così, andiamo ad ascoltare l'ultimo contributo pre-triangolare, ricordando che il Pescara ha battuto il Pineto 1-0, ha deciso Riccardi nella
prima partita di questo triangolare dell'amicizia al Mariani, Pavone di Pineto al 27esimo minuto. Nel secondo match, durato naturalmente 45 minuti, il Pescara ha prevalso con lo stesso punteggio sulla Vastese. La rete da urlo, l'abbiamo vista, tra poco la rivedremo, di Mirko Drudi al 21esimo. Andiamo ad ascoltare Mattia Del Favero, classe 1998, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Del Favero arriva a Pescara con un messaggio chiaro di Szczęsny Buffon: fare bene per tornare pronto alla Juve. Sì, diciamo che sono molto belli i messaggi che ricevo da loro, sia in prima persona quando li ho visti a Vinovo prima di venire qua, sia per messaggio, che fortunatamente ho l'opportunità di sentirli spesso. E sono due grandissimi portieri, due bellissime persone, li reputo anche due amici, e mi fa molto piacere ricevere questi messaggi da parte loro. Qual è la cosa più importante che hai preso da loro? Un segreto di Buffon e uno di Szczęsny? Ma non saprei dirne uno in particolare di tutte e due. Diciamo che Buffon, avendolo conosciuto per più tempo, però anche quando ero più piccolo, mi ha proprio accompagnato in un percorso di crescita, perché la prima volta che sono stato con lui avevo 15 anni, quindi ero veramente, potevo essere veramente suo figlio, e quello che non potevo sapere a 15 anni, perché magari non c'ero ancora arrivato, lui me lo insegnava passo dopo passo. Con Szczęsny c'è stato un rapporto più grande, avevo una ventina d'anni, quindi ero già più maturo, ero già più pronto anche in porta. Quindi sono stati, diciamo, Buffon un insegnamento più proprio tecnico sul portiere, Szczęsny più sulla personalità che dovevo avere giustamente a 20 anni. Ti sei presentato bene, perché sia a Napoli sia su Vantaggiato, se non ricordo male l'ultima partita, hai fatto degli interventi importanti. Non è facile però quest'anno, perché davanti c'è Fiorillo, cosa ti aspetti? Certo, non ho particolari aspettative, come ho già detto io sono qua per dare una mano al mister, anche a Vincenzo, quando e se ce ne sarà bisogno. Sono molto disponibile, so che posso rubare qualcosa da tutto quello che ha imparato Vincenzo in questa sua lunga carriera, e nulla, sono qua per imparare, quello che ci sarà in più sarà solo che di guadagnato. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Io voglio fare subito i complimenti a questo ragazzo, eloquio, raffinato, parla benissimo, chiaramente, bel sorriso solare, niente male come approccio. È molto umile anche. Molto umile, sì, assolutamente. E questo, l'umiltà di questi ragazzi che escono dalla Juve, dall'Atalanta, sì, sono da questi stregionili importanti, fanno la differenza alla lunga, come atteggiamento. Perché poi sono dei ragazzi molto presuntuosi nel calcio di oggi, che fanno mezza partita e pensano che sono arrivati. Poi invece, quando senti parlare questi ragazzi qua, ti rendi conto che ancora ci sono delle società che innanzitutto ti danno dei valori come uomo, sì, prima che poi da giocatore. Quindi questo ragazzo, secondo me, per le qualità che ha fatto vedere, che dice sta qua per imparare, secondo me lo dice perché è umile e lo pensa anche, ma sotto sotto sa e spera di poter giocare, perché ha qualità. Naturalmente c'è un'ambizione, ha qualità importante, che sia giusto così, insomma. Tra l'altro, quando mi ha fatto sorridere, quando ha detto ero un po' più grande, avevo 20 anni, cioè 2 anni fa, esatto. Sembrava che parlasse da trentenne, no? Esatto. E invece raccontava un po' questa storia con Szczęsny, ancora prima con Buffon, ma soprattutto con Szczęsny, che gli ha dato grandi consigli. Tra l'altro Del Favero ha compiuto 2 super parate nelle precedenti amichevoli. Vogliamo far vedere, chiedo ad Andrea Di Fabio, Roberto Cherchi, un piccolo sforzo, la sintesi Napoli-Pescara 4-0, giocata l'11 settembre, ecco, lo scorso 11 settembre, perché in quel filmato possiamo ammirare la prodezza su Insigne, una grandissima parata, non so se l'avevi già vista, però la vorrei far rivedere. Un tiro a giro sulla quella, giro, bellissima, sì, parata. Bellissima parata, anche stilisticamente. Stilosa, come si, sì, dice. Sì, sì, infatti, tra poco, sì, la potremo tecnicamente rivedere. Perfetta. Io tecnicamente non... perfetta. Sicuramente un preparatore dei portieri avrebbe detto che c'era tutto là in quella parata, è spinta, vero, tecnica. È vero, assolutamente. Sì, queste sono le immagini, allora possiamo scorrere, perché tanto questo episodio, l'azione a cui mi riferisco è del secondo tempo, quando è entrato Del Favero in sostituzione di Fiorillo, quindi dal primo minuto della ripresa, è stato molto bravo, reattivo in un paio di circostanze, tutt'altro che semplici, e poi la prodezza sul destro a giro di Roberto Insigne, che quando tira da quella posizione, da quella zona, insomma, è quasi una sentenza. La, no? La porta la prende quasi sempre. La prende quasi sempre. L'avrebbe presa sicuramente senza la gran parata di Del Favero. Qui abbiamo visto l'azione
il palo colpito da Koulibaly. Allora, queste sono le immagini del secondo tempo. Tra poco vedremo la grande prodezza di Mattia Del Favaro. Ricordiamo, classe 98, proviene dalla Juventus, due grandi maestri come Buffon, soprattutto Szczęsny, ha giocato negli ultimi due anni nella Juve Under 23 in Serie C e lo scorso anno, nell'ultima stagione, nel Piacenza, sempre in Serie C. Questa è la prima parata su Osimhen, è stato bravo nella circostanza, poi Ciciretti ha sprecato, se vogliamo, l'impossibile, di fatto un rigore in movimento. Ancora il Napoli lo scorso 11 settembre, sempre nella ripresa, qui una grande azione di Galano che apre il gioco, una grande finta che si è sbarazzato dei due centrali del Napoli, insomma una finta pazzesca di Galano, che è in buona forma oggi, magari non benissimo il giocatore del Pescara, ma ci può stare. Ricordiamo che il Pescara affronterà il Chievo, la prima partita di campionato, sabato prossimo con inizio alle 14 allo stadio Adriatico, poi la prima trasferta il 3 ottobre alle 16:15, l'orario di inizio, sul campo della Regina. Stiamo per arrivare al grande intervento compiuto da Del Favaro. Questo è il gol di Mertens su assist di Petagna, e tra poco rivedremo il grande intervento, ripetiamo, di questo portiere che è arrivato dalla Juventus, si è presentato con grande umiltà, come giustamente diceva Fabio Ferraresi, ha parlato già da adulto, se vogliamo, no? Eppure ha soltanto 22 anni, con due esperienze importanti in Serie C, nella Juve Under 23 e nel Piacenza. Eccola qui l'azione, con l'incedere che conosciamo di Lorenzo Insigne, il suo destro a giro e la palla che viene deviata oltre la traversa da Del Favaro. Davvero un grande intervento, sì, sotto tutti i punti di vista. Sì, 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 questa è una parata difficile, una bella parata veramente. Il ragazzo si vede che ha qualità, che ha tecnica, e ha pure un bel fisico, c'ha la testa, quindi è veramente un bel prospetto. Se dovesse giocare poco, perché Vincenzo chiaramente è un'icona, un'istituzione, capitano, certo, è un portiere di categoria e ancora sicuramente farà la differenza, sarà un peccato perché probabilmente un po' nella crescita qualcosa gli precluderà, no? Certo. Però se lui è venuto, probabilmente ha nella testa l'ambizione pure di poter fare qualche partita. E penso, e comunque il ruolo è ampiamente coperto, sì, quello, sì, del portiere. Quest'anno siamo tranquilli se Vincenzo si fa male. Su questo siamo assolutamente d'accordo. L'anno scorso, non per essere critici nei confronti di Castrati, per carità, Castrati ha bisogno di giocare e di crescere, però in quelle 11 partite si è sentita l'assenza di Fiorillo. Ripetiamo e ricordiamo molto la gestione Zauri proprio nel girone di andata. 11 partite senza Fiorillo si sono fatte sentire, senza dubbio. Allora, queste erano le immagini di Napoli-Pescara lo scorso 11 settembre. Poi c'è stata un'altra grande parata nel match con la Ternana, su colpo di tacco volante di vantaggiato. Non so se l'avevi vista, anche lì è stato un riflesso, direi. Quella più di riflesso. Più di riflesso, e non era facile, no, assolutamente, era molto sveglio e reattivo Del Favaro. Adesso possiamo rivedere tutte le azioni del triangolare, o meglio delle due partite giocate dal Pescara, perché credo che sia ancora in corso di svolgimento il match, oppure si è da poco conclusa la terza partita tra Pineto e Vastese. Allora, queste sono le immagini di Pescara-Pineto, col Pescara che presenta la novità Del Favaro, si fa per dire, Fiorillo è stato preservato, nella seconda partita ha giocato Radaelli, classe 2001, contro il Pineto, dunque spazio a Del Favaro, e poi Riccardi sulla tre quarti insieme con Galano. Maestro parte dalla panchina nel secondo tempo, nella seconda sfida Maestro giocherà più da mezz'ala. Qui subito in evidenza Riccardi con la palla che termina di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Mercorelli. Qui sbaglia, un errore grossolano direi, no? Scognamiglio, Fabio, vero? Un po' un errore di sufficienza. Sufficienza, sì. Un retropassaggio di destro che non è il suo piede, però su una palla che rimbalza abbastanza facile. Sì, infatti. È andato un po' scarico, secondo me. Cioè un fatto di concentrazione, secondo te? Sì, un po' di sufficienza. Di sufficienza. Qui viene però lasciato sistematicamente libero sempre un avversario. Possiamo tornare indietro un attimo con le immagini? Cioè, il problema del Pescara lì dietro si ripete. Su un calcio di punizione, tutto solo Pepe sul secondo palo. Non so se è stato qualche blocco o qualcosa, però sicuramente non va bene. Certo. Non va bene, una palla che viene calciata da lontano, che ci mette tempo comunque a scendere.
potevano fare sicuramente un po' meglio. Assolutamente. Senti, il Pineto ha destato una buonissima impressione, mi sembra già in forma campionato, giocherà contro il Notaresco, subito un derby tra due big. Anche il Notaresco ha fatto una buona squadra, ci sarà la sfida. Una cosa che ti dicevo prima, che non capisco bene, è questo acquisto di Olcese, se giochi 4-2-3-1. Sì. È vero. Avere in Serie D, avere due attaccanti come Tommasini e Dolcese e non dover farne giocare uno per una scelta di modulo mi sembra, secondo me, un controsenso. Certo, a meno che non cambi modulo 4-3-1-2, esatto. Come dicevi poc'anzi. Io con Palumbo e due attaccanti così avrei pensato che lui facesse un 4-3-1-2, già impostasse la squadra per quel tipo di gioco. Evidentemente è l'allenatore lui, quindi assolutamente l'allenatore Daniele Amaolo, che ha grande esperienza. Qui abbiamo visto il gol di Riccardi su una bellissima sponda, una bella sponda, bellissima, non esageriamo, però bella sponda di Setter, no? Sì, qua ha ciccato il tiro, non l'ha presa, poi è stato fortunato che la palla è rimasta lì, poteva far meglio già dalla prima conclusione. Però che te ne è parso? È un ragazzo che forse è stato elogiato un po' troppo, secondo me bisogna, un ragazzo che viene dalla primavera, ci vuole tempo anche per lui. Il calcio dei grandi è un'altra cosa, non ce lo dimentichiamo, quando contano i punti, quando c'è l'arbitro e contano i punti, come si suol dire nel calcio, è un'altra cosa che fa la primavera o gli allenamenti. Dobbiamo dargli il tempo di crescere, è chiaro. Ma sicuro, insomma, ecco perché io dicevo... Non dargli troppe responsabilità. Troppa responsabilità. Ecco perché io dicevo, tornando al discorso di prima, è vero, Esposito ha già dimostrato qualcosa, però è sempre un ragazzo di 18 anni che non ha ancora fatto campionati professionistici, voglio dire. Sì, è stato nell'Inter, in prima squadra, 7 presenze, un gol, esordio in Champions League, però... Se gli dai il peso di un attacco in Serie B, inizia a essere impegnativo per un Esposito anche. Cioè, non... È quello che penso io, come ho detto prima. A meno che il ragazzo parta bene, si sblocchi subito, prime 5-6 giornate, 2-3 gol, allora cambia. Certo. Ma se... Naturalmente stiamo parlando per ipotesi, perché non c'è ancora nulla, anzi molto difficile che Esposito arrivi a Pescara. Ripetiamo, in Serie A ci sono Crotone, Spezia e Parma sulle tracce di questo gioiellino dell'Inter classe 2002 che oggi ha segnato in primavera nel match inaugurale contro la Sampdoria 3-0, il primo gol dell'Inter firmato proprio da Esposito. Il fratello di Esposito ha giocato lo scorso anno col Chievo, è di proprietà della Spal, è un metodista, caratteristiche assolutamente diverse, è un 2000, Salvatore Esposito, non so se hai mai avuto modo di... Sì, ho visto, ho seguito, c'ha altre caratteristiche, però già due fratelli che giocano a questi livelli succede poche volte. Tanta roba, come si dice in gergo. Questo invece è il match tra Pescara e Vastese, davvero io Longobardi non lo conoscevo, devo fare i complimenti a questo ragazzo, era il più giovane, credo, dei 22 in campo nella seconda sfida, classe 2003, soltanto 17 anni, si è messo in evidenza in un paio di spunti, anche una palla gol offerta proprio a Borrelli, che avrebbe potuto fare meglio lì, stava da solo. Bravo, anziché crossare di destra è rientrato, ha messo una palla tagliata forte di interno, bene di sinistro, bellissima palla. Borrelli era nel posto giusto, peccato che non abbia indirizzato bene, perché anche a lui secondo me un gollettino in questo precampionato lo aiuterebbe, anche l'avrebbe aiutato anche a togliersi un po' di scorie dell'anno scorso, che sicuramente non ha finito benissimo, no? Per ridargli un po' di autostima, un po' di consapevolezza, gli poteva fare bene questo gol, però magari lo farà prima di campionato, se non dovesse arrivare l'attaccante e entra al secondo tempo, magari. Glielo auguriamo, assolutamente. Tra l'altro c'è da dire che Bellanova e Capone, insomma, c'è l'accordo con l'Atalanta, c'è il ritorno di Capone, la prossima settimana si concretizzerà. Cristian Capone, che è un giocatore che ha fatto molto bene, il talento è innato, ha grande qualità, un classe 99, ha fatto benissimo l'anno di Zeman a Pescara, 6 gol, o meglio 5 con Zeman e 1 con Pillon, se non vado errato, però la prima parte è stata straordinaria, classe 99, nel 2017 aveva soltanto 18 anni. Poi però è andato un po' di intermittenza, ma la classe, diciamo, la qualità non è in discussione. No, le qualità di questo ragazzo sono plausibili, si vedono, insomma, ad occhio nudo, ha perso un po' di... Ci aspettavamo un altro tipo di carriera dopo quell'annata, no? È vero. Sarebbe stato... Secondo te che cosa gli manca? Un po' di... Io l'ho detto spesso in questa occasione, un po' di cazzimma, un po' di carattere, sembrerebbe questo.
qualcosina a livello mentale sicuramente gli manca, al di là che poi è un giocatore che ha talmente talento che potrebbe sbocciare da un momento all'altro, e quindi bisogna aspettarlo, perché sono dei giocatori che hanno dei tempi di maturazione anche a livello di personalità, di cazzimma, come dici tu, un po' più lenti, quindi bisogna aspettarlo, perché potrebbe esplodere da un momento all'altro. Anche perché è ancora giovane, insomma, 99, 21 anni. Bellanova invece è un 2000 che è stato acquistato, riscattato qualche giorno fa dall'Atalanta, era in prestito all'Atalanta dal Bordeaux, che lo aveva precedentemente acquistato dal Milan. Cresciuto nel Milan, è un nazionale under 20, classe 2000, anche Bellanova non ha mai giocato nel Bordeaux, credo che abbia fatto una o due presenze, qualcosa del genere. L'Atalanta ha esordito alla ripresa delle ostilità dopo il lockdown contro il Brescia, se non vado errato, una presenza. Quindi sì, è una promessa, si parla molto bene, un difensore che ha una bella falcata, un bel terzino di fascia, però è tutto da scoprire anche lui, no? Beh sì, Bellanova sicuramente sarebbe più una scommessa, Capone è già più una garanzia, no? Però per completare un organico sicuramente siamo sicuri che chi viene da storia giovanile dell'Atalanta arriva pronto. Questo sono d'accordo, poi tra l'altro senza dimenticare che Balzano c'è sempre, dovrebbe comunque presidiare la fascia destra da titolare, anche se il suo rientro in squadra bisognerà aspettare per il suo rientro intorno al 20 ottobre. Quindi per le prime partite ci sarà Ventola sicuramente la prima, se non Bellanova da subito, se dovesse arrivare, ma ce lo auguriamo, all'inizio della prossima settimana, almeno così ci è stato garantito, l'ha detto lo stesso Sebastiani. Bellanova e Capone, entrambi in prestito dall'Atalanta, arriverà anche Tuia dal Benevento nel momento in cui il Benevento farà un difensore centrale, acquisterà un difensore centrale e quindi potrà liberare questo Aitante, difensore centrale classe 90. A me non è che faccia impazzire, però devo dire che nemmeno a me. Però non lo so, la dirigenza, da quello che ha detto il presidente, è convinta di fare questo acquisto. È quasi fatto, quindi deve solo trovare il sostituto del Benevento. Sono andati direttamente su Tuia, quindi quando la società è così convinta avrà le sue motivazioni. A me non fa impazzire, nemmeno a me. Avrei preso un giocatore con magari con altre caratteristiche, però va bene. Vediamo. Ecco, io ti faccio questa domanda e poi chiudiamo. Se dovesse arrivare un altro difensore, perché lo ha detto lo stesso Sebastiani, un difensore, un attaccante per completare il roster, andrà via, in questo caso andrebbe via Drudi, perché insomma se ne parla. Drudi lo vuole la Ternana, gli ha già fatto una proposta. Perché sta in scadenza, no? Ha un solo anno di contratto, c'è anche il Cesena, lui vorrebbe tornare insomma a casa sua. Sì, da dove è uscito. Da dove è uscito, quindi sì, cresciuto proprio nel vivaio cesenate. Lui è di là. Lui è romagnolo. E tu che dici in questo caso? No, perché insomma... Tuia Campagnaro è una coppia di difensori molto strutturata, ma che potrebbe avere problemi sul giocatore un po' più veloce, un po' più rapido, un po' più dinamico, quindi sono due giocatori simili sotto certi punti di vista. Poi il presidente... Cioè tu ti priveresti di Drudi? No. Ecco, questo ti voglio, no. Voglio fare questa domanda. Ok, siamo arrivati al dunque. No, io non mi priverei di Drudi, perché è un giocatore che sa giocare, comunque è stato sempre affidabile, non è un fenomeno, però sempre è un giocatore che su cui puoi puntare, giocatore da 6, se deve fare 20 partite te le fa sicuramente, giocatore positivo secondo me nel gruppo, che aiuta i ragazzi, credo che abbia un bel carattere pure, sia uno brillante, che nello spogliatoio si faccia voler bene, quindi poi aiutano anche questi tipi di giocatori che sanno stare al posto loro, che se c'è da giocare giocano, se c'è da stare in panchina aiutano e non mugugnano. Assolutamente, mi sento in perfetta consonanza con te. Fabio, prima di chiudere ricordiamo che mercoledì prossimo comincerà la Coppa Italia dei Grandi e ci sarà l'esordio storico sia per il Pineto che per il Notaresco. Il Pineto giocherà sul campo della Feralpi Salò, gara secca ad eliminazione diretta. Nella Feralpi Salò c'è Davide Vitturini, è cresciuto nel Pescara, insomma, che tutti conosciamo, classe 97, mentre il Notaresco giocherà a Catania. Una partita difficile sulla carta, però può sempre uscire fuori una
sorpresa, la vincente di Catania Notaresco affronterà il Pescara. Il Pescara è il 30 settembre all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Chissà che non possa essere Notaresco di Salvatore Di Giovanni, sarebbe una bellissima cosa. Sarebbe il coronamento di un programma fatto bene in questi 7, 8, 10 anni da Notaresco, che davvero ha dimostrato di saper fare calcio. Il presidente Salvatore Di Giovanni, in bocca al lupo per la Coppa Italia alle abruzzesi. Ricordiamo, il Teramo giocherà invece a Piacenza, Teramo che in campionato esordirà contro il Palermo domenica 27 settembre con inizio alle 15. Sono stati sorteggiati, è stato sorteggiato anche il calendario del girone F del campionato di Serie D. Vi diciamo gli impegni delle abruzzesi, perché si comincia subito con Pineto Notaresco. Pineto e Notaresco hanno allestito due organici di spessore e saranno sicuramente protagoniste in questo campionato, purtroppo senza pubblico per ovvi motivi. Il Castelnuovo, esordio storico in Serie D per la squadra di Guido Di Fabio, sarà di scena a Fiuggi. Il Giulianova ospiterà il Vasto Girardi, mentre la Vastese sarà di scena sul campo delle Rieti, retrocessa dal campionato di Serie C. Io ringrazio Fabio Ferraresi. Sei pronto per l'inizio del campionato? Perché insomma sabato ci sarai per il post partita. Iniziamo. Non vedevo l'ora, mi sei mancato. Anche tu. Grazie a Fabio Ferraresi, grazie alla regia capitanata dal nostro Andrea Di Fabio, grazie a voi per l'ascolto, ancora una buona serata. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions.